Non ci posso credere. 3.000 iscritti. Questi sono pazzi. Veramente siete stati capaci di far arrivare il mio canale a 3.000 iscritti, raga? Non vi rendete conto le conseguenze che avrà questo. Quindi preparatevi perché nei prossimi mesi ci saranno una marea di video, una marea di giochi e veramente. Forse me ne farò pentire per quanti contenuti pazzeschi porterò sul canale, ragazzi. Intanto oggi andiamo a parlare del Ori Apex RWA, perché io le promesse le mantengo sempre. Salve a tutti, friends, al vostro Super Corris. Eccoci qua oggi nel video tanto promesso. E siamo arrivati a 3.000 iscritti. Ringrazio tutti quanti quelli che mi stanno sostenendo, che mi hanno sostenuto prima, che mi sostengono e che mi sosterranno in futuro, vedranno questo video in futuro. Vi ho promesso la recensione definitiva del volante Ori Apex perché raga, c'è già una recensione fatta poche ore dopo l'acquisto. Parliamo di fine aprile 2020 e non avevo le basi che ho oggi per poter giudicare questo volante in maniera definitiva. So che tanti avete la curiosità di sapere come va questo volante perché essendo un volante molto economico, chiaramente molti con un budget limitato vorrebbero poter divertirsi senza spendere una cifra astronomica ed infatti oggi andiamo a parlare proprio di questo, ragazzi. La cosa che vi voglio dire è sicuramente questo volante l'ho acquistato a fine aprile, gli ho dato una cifra intorno alle 90 euro, mi sembra 92-93 spedito. Eravamo in pieno lockdown e io non avevo mai avuto un volante prima, a parte i tempi della PlayStation 2, quindi chiaramente ero un po' titubante perché pensavo che i volanti non fossero arrivati a livelli troppo elevati. Vedendo vari video su YouTube e sui vari canali dedicati su internet, ho visto che questo Ori Apex era descritto come il volante economico, quindi parliamo intorno alle 100 euro migliore che ci fosse sul mercato, diretto rivale di Thrustmaster T80 e altri volanti del genere. Mi sono autoconvinto, ragazzi, ho detto, ma proviamo, dai, prendiamo il volante. Ho trovato questa offerta di 90 euro, 92-93 euro, comunque sugli altri siti era sulle 100-105, quindi chiaramente una cifra molto abbordabile per chiunque. E l'ho ordinato, ragazzi. Sul mio canale c'è il video dell'unboxing. Appena arrivato il volante ho fatto subito l'unboxing e poi ho fatto subito la recensione dopo poche ore. Ora, a distanza di ore, 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 cioè veramente centinaia di migliaia di ore, perché vi dico la verità, ragazzi, ci ho giocato, avete visto i video, negli ultimi 5-6 mesi ho fatto una marea di video su questo volante, con questo volante. E quindi penso di essere abbastanza esperto da potervi dire le qualità, pregi e difetti di appunto questa periferica che però devo dire, rispondo già a una prima domanda, ricomprerei assolutamente ragazzi, lo ricomprerei perché è un volante veramente che mi ha dato emozioni incredibili e anche ultimamente che ci sto giocando online nei vari campionati posso dire che comunque settato nel modo giusto e col giusto allenamento ti permette di toglierti soddisfazioni anche con volanti molto più costosi. Partiamo ragazzi, andiamo a vedere un po' la recensione del volante Ori Apex e se vale la pena acquistarlo o no. Partiamo. Eccoci qua ragazzi, entriamo nei dettagli del volante. Allora, il diametro è 28 centimetri, quindi come potete vedere il volante è molto grande. Diciamo della grandezza giusta sia per chi ha delle mani piccole che per chi ha delle mani enormi come le mie. A livello ergonomico, ragazzi, ma anche di design, il volante è molto bello, devo dire, è molto riuscito. Chiaramente ho provato il T150, molto più bello il design dell'Ori Apex, oltre che funzionale, vedete i pulsanti qua, mentre giocate avete tutto a portata di mano. L'ergonomia è assicurata rispetto anche ad altri volanti che costano di più e hanno pulsanti sparsi in maniera molto più difficoltosa da raggiungere. Quindi a livello ergonomico e di estetica, il volante è veramente molto bello, raga. Ha una rotazione di 270 gradi. Ho sentito gente che mi ha detto no, ma non ci si riesce a giocare, giochi di camion perché. No, ragazzi, io ci ho giocato anche a Farming Simulator, certamente non è come un volante che ha una rotazione molto più ampia, però ci si riesce tranquillamente a giocare adattando la situazione chiaramente ai gradi di rotazione. A livello di materiali, ragazzi, i materiali in sé non sono male. Qua vediamo una plastica molto morbida. Dove si riesce a prendere, dove c'è l'impugnatura effettiva nei giochi di guida. Veramente ha un ottimo grip questa plastica. Quindi una gomma, diciamo, morbida. Invece qua c'è una plastica un po' più rigida. Qua chiaramente si iniziano a vedere i primi dettagli economici di tale volante, ragazzi. Perché come potete vedere, anche i pulsanti
sono abbastanza assemblati in maniera un po' grossolana, hanno un po' di gioco. Invece quelli che ho provato sul T150, per esempio, sono molto più rigidi nell'assemblamento, molto più stabili. Possiamo anche vedere, ragazzi, come ci ho giocato durante il periodo che avevo il piede rotto e quindi ho dovuto premere parecchio il pulsante qua per accelerare, per frenare. Vediamo che si sono scoloriti alcuni pulsanti, Share, la X, R2. Però ragazzi, nel tutto sommato, anche a livello di qualità non è male. Quello che più preoccupa, ragazzi, sono le palette qua per cambiare le marce, perché chiaramente sono fatti una plastica molto leggera. E mi hanno segnalato alcuni ragazzi su Telegram e sui vari social che hanno avuto dei problemi di rottura con questo tipo di palette di cambio, il cambio al volante. Allora raga, vi dico la mia, ci gioco da 5 mesi abbondanti in maniera full immersion, quindi ci gioco veramente di brutto ogni giorno. Sì, se sentite, c'è un gioco leggero, vedete qua, quando cambio le marce. Prima era molto più secco, l'ha cambiata, tac, tac. Ora c'è un po' di gioco, però ragazzi, a prescindere da questo, a me funziona ancora tutto perfettamente, quindi devo dire che da questo punto di vista, questo volante veramente non mi ha dato problemi di affidabilità. Quindi devo dire che è veramente molto buono. Perciò ragazzi, è molto silenzioso quando si gira, chiaramente la mancanza principale a cui è dovuto anche questo prezzo basso è sicuramente la mancanza del force feedback. Cos'è il force feedback, ragazzi? Il force feedback è un motore posto all'interno del volante, qui dentro, che riproduce con realismo la resistenza che voi avreste in una macchina reale quando fate una curva. Vedete, questo volante qua è leggerissimo. Il force feedback vi farebbe in modo che la vettura, quando sterza, ha una resistenza che si oppone alla vostra sterzata. Quali sono le... cosa implica questa mancanza di force feedback? Chiaramente, raga, quando si gioca a livelli alti e si vuole avere una... a parte il livello simulativo, perché col force feedback sentirete la vettura come se stesse guidando davvero. Quindi fate una curva e sentite la resistenza, dovete opporre forza. Avete tutta un'altra sensibilità di gioco. Ma anche a altri livelli, chiaramente, se si vuole giocare in campionati di alto livello, si vogliono fare tempi pazzeschi, chiaramente un volante col force feedback è più consigliato, ragazzi. Nonostante questo, posso anche dire che l'Ori Apex, nonostante questa mancanza di force feedback, regolato bene, vi riesce a regalare grandi soddisfazioni. Io, raga, sono impegnato in tanti campionati in questo periodo, inizierò anche qua a Assetto Corsa, però sto facendo anche varie partite online, e devo dire che sono sempre molto competitivo, nonostante un volante chiaramente inferiore agli altri. Certamente, raga, vi ripeto, per arrivare ai massimi livelli non basta avere un Ori Apex, però stiamo parlando di un volante sotto le 100 euro. Se volete volanti prestazionali, dovete andare sulle 200, 300, 400 euro. Quindi raga, chi ha un budget limitato con Ori Apex avrà tutte le sensazioni di guida. Ha un'ottima vibrazione che è molto divertente, è molto... si può regolare in tutti i modi, raga, è molto realistica. Quindi io in certi giochi l'ho levata addirittura perché mi dà fastidio, tipo Formula 1, in certi altri l'ho lasciata e devo dire che è molto realistica. Quindi da questo punto di vista, ragazzi, ottimo questo Ori Apex. E niente, raga, il force feedback è un piccolo problema, però se voi avete un budget limitato vi dovete adeguare a quello che trovate, come ho fatto io. Per quanto riguarda gli agganci sotto, ragazzi, potete vedere, allora, ci sono anche le ventose, però ragazzi non ve le consiglio perché secondo me non si manterrà mai il volante con le ventose. Ah, questa morsetta, queste due morsette, raga, che potete regolare con questo aggeggio che svita e riavvita. Vedete, ragazzi, svitate, inserite il volante nella scrivania che volete, dove volete stabilizzarlo, stringete e il volante è una presa perfetta, ragazzi, perfetta, non si muove di un metro. Quindi molto comodo, e vi consiglio quindi di fissarlo con questi morsetti. Non lasciate perdere le ventose che sono disastrose. Parliamo anche, raga, al volo della pedaliera. Eccola qui, ragazzi, la pedaliera. Allora, plasticosa, però chiaramente ho provato anche quella del T150 base, che è uguale praticamente, è molto simile, anzi forse anche peggio, perché questa ha i pedali belli grandi, quella li ha anche più piccoli. Vediamo, ragazzi, la corsa non è male. Devo dire che è abbastanza regolabile anche la pedaliera, è molto affidabile e solida, nonostante sia di plastica. Quindi ragazzi, vi troverete molto bene anche con la pedaliera. Ha questo
allungamento, protuberanza che messo al pavimento, ragazzi, sì, tende un po' a scivolare, questi gommini sotto. Però ragazzi, se state attenti, si può tranquillamente giocare con questa pedaliera col massimo comfort e la massima precisione. Quindi veramente buona anche la pedaliera, ripeto, per il prezzo che ha è pari di pedaliere e di volanti più costosi che alla fin fine hanno più o meno lo stesso livello di grip e di modulazione. Quindi raga, devo dire, anche da questo punto di vista il volante Ori Apex si conferma un grande volante. Io lo ricomprerei sicuramente. Penso che sia una scelta azzeccata per tutti coloro che hanno un budget limitato ma non si vogliono privare della presenza di un volante nei loro giochi. Vi dico che rispetto al pad, non parlo a livello prestazionale ragazzi, perché ho visto gente che col pad va più veloce rispetto al volante, però a livello di sensazioni di guida, raga, per quanto sia un volante economico, vi restituisce tutto. Cioè vi potete divertire, avete una precisione assoluta. Quello che mi preoccupava, ragazzi, se lo sapete regolare, potete seguire tranquillamente i miei consigli dei miei video, avete una precisione assoluta. Appena girate lo sterzo, la vettura fa perfettamente i vostri movimenti. Quindi, raga, posso dirvi che da questo punto di vista il volante è eccezionale. Lo potete configurare a livello di tasti come volete. L'unica mancanza, forse, ma che c'è su tanti altri volanti pure molto più costosi, ci sarebbe voluto una piccola levetta analogica, raga, per fare tutti quei movimenti, anche e soprattutto di telecamere, che normalmente dovreste fare in giochi tipo, faccio un esempio banale, su Farming Simulator, quando andate in giro e avete bisogno di fare delle manovre, ci sarebbe bisogno di avere un analogico che sul pad avete. Qui non c'è, quindi avete la difficoltà che non potete regolare la telecamera. Però ragazzi, chiaramente ho visto che questa mancanza c'è anche su volanti molto più costosi, quindi devo dire che da questo punto di vista si allinea a tanta altra concorrenza l'Ori Apex. Si può utilizzare su PlayStation 4, PlayStation 3, PC. Io l'ho giocato su Play 4 da pazzi, su PlayStation 3 devo dire che va molto bene lo stesso, su PC penso che sia la stessa cosa, raga. Quindi che dire, il pacchetto è eccezionale. I prezzi sono adesso addirittura sui 90, forse pure di meno euro, nuovo parlo io, volante nuovo. Quindi ragazzi, con 90 euro vi portate a casa un volante che ha prestazioni ottime e vi regala feedback di guida pazzeschi, quindi ve lo consiglio veramente vivamente. E niente ragazzi, andiamo a vedere un po' come va all'atto pratico in pista, andiamoci a divertire. E spero che intanto questa mia spiegazione sia stata esaustiva. Andiamo a vedere un po' come si comporta con i vari giochi che, con cui lo gioco io giornalmente. Andiamo. Allora ragazzi, eccoci qua in F1 2020. Col volante siamo a Barcellona. Ci abbiamo appena corso, ecco perché ho scelto questa pista. Allora, innanzitutto raga, come vedrete il volante su certi giochi va impostato su PS4S. Significa modalità volante. Tipo Formula 1 2020, ma ho visto anche Gran Turismo Sport, può essere impostato così. Raga, non è importante, come andiamo a vedere qua, non è importante ragazzi che il volante venga riconosciuto proprio come volante. È importante, cioè come volante Ori Apex. L'importante ragazzi è che lo potete impostare come volante. Vedete, io qua l'ho impostato proprio come volante. Quindi, che non c'è scritto Ori Apex non fa niente, raga. Se vi funziona come Venom, Hurricane, Pacewell, va bene lo stesso. Come potete vedere qua, potete avere tutti i settaggi. Qua potete regolare i pulsanti in base a come va meglio a voi. E qua i settaggi che già ho fatto vedere. Adesso qua ho messo un po' di zona inerte freno perché volevo provare a levare il traction control completamente. Non ci sono riuscito. Però ragazzi, vedete qua? Potete impostare tutto quello che volete. Andiamo a vedere durante il gioco. Adesso faccio vedere. Vi faccio vedere, ragazzi. Allora, aiuti, guardate qua. Con il traction control a metà e il freno antiblocco eliminato, come si corre con questo volante? Allora ragazzi, vedete, già in questo modo, con traction a metà, la vettura è difficilmente guidabile, perché quando accelero vedete che tende a partire. Vedete come scatta improvvisamente. Chiaramente regolando il pedale dell'acceleratore in maniera che la vettura abbia
più zona morta dell'acceleratore, si può ovviare a questo problema in minima parte. Però è comunque molto complicato, ragazzi. Vedete quando si accelera di botta. Ora non stiamo cercando tempi e nulla, ragazzi. Vedete, il volante è guidabile, però comunque un po' lungo qua. Guardate qua in accelerazione. Diciamo che col traction control a metà, ragazzi, anche senza il force feedback si riesce comunque a guidare. Quindi è modulabile il volante, vi posso dire, raga. Vedete qua com'è comunque ballerina la vettura, ragazzi. Però, come ho già detto in altri video, è modulabile, da giocare anche con i comandi in questo modo. Discorso diverso, ragazzi, se adesso proviamo a mettere il... a levare il traction control completamente, ragazzi, e là iniziano i problemi veri e propri, come potete vedere. Ecco qua. Levando il traction, cosa che con il force feedback si può fare tranquillamente, con l'Ori Apex iniziano a incorrere veramente in tanti problemi di stabilità. E qui si vede la vera differenza tra questo volante, ragazzi, e un volante col force feedback. Ecco qua, vedete? Che vi ho detto? È difficilissimo da gestire. Per quanto possiate regolare l'acceleratore per essere più... Ecco qua, c'è niente. Per quanto possiate regolare l'acceleratore per essere più diretto, raga. Quindi ecco dove è la differenza. Col force feedback questo tipo di sbandate le potete recuperare molto più facilmente. Senza force feedback vi trovate in difficoltà, perché chiaramente il volante non ha quella sensibilità che potreste, quella durezza che potreste avere col force feedback. Ripeto, raga, sono tutte cose che magari c'è anche chi riesce ad ovviare. Io no. Io mi trovo in grande difficoltà con questo volante, quindi con tutto spento. Per quanto riguarda la precisione, ecco qua, vedete, ragazzi? Per quanto riguarda la precisione di guida, ragazzi, niente da dire, il volante è perfetto. A livello dei migliori, veramente, avete la massima precisione di guida che possiate richiedere. E quindi, ragazzi, vediamo anche il funzionamento dei pulsanti. Funziona tutto. Guardate qua sulla corona, ho impostato il DRS, ho impostato per guardare dietro. Questo è il flashback. Vedete, ragazzi, c'è tutto a portata di mano, raga. I vari menu. Vedete, ci sono tutti qua. Quindi da questo punto di vista il volante è perfettamente allineato, anzi guardate l'ergonomia per premere i pulsanti, molto meglio del T150 che abbiamo provato ultimamente, che da questo punto di vista, ragazzi, aveva tanti problemi. Ecco qui, andiamo a vedere su assetto corsa competizione in modalità pad come si comporta il nostro volante. Allora, ragazzi, eccoci qui su assetto corsa competizione. Perché abbiamo scelto assetto corsa competizione? Perché il gioco più simulativo che c'è su PlayStation 4 è dove le differenze tra un volante senza force feedback e uno col force feedback escono fuori. In questo momento sto guidando una Ferrari, sempre qui in Spagna, dove abbiamo provato prima la Ferrari di F1, e ho il traction control al massimo. Come potete vedere, ragazzi, anche in assenza di force feedback la vettura... Oh, io un po' largo qua, però la vettura è facilmente guidabile. Problema sorge quando iniziamo a passare i controlli e quindi la vettura inizia a essere più scorbutica. Qua vedete, anche se accelero al massimo, guardate la vettura come viene bloccata dal traction control. Allora, ragazzi, mettiamo il traction control a 6, ovvero a metà delle possibilità che offre questa Ferrari, in 11 posizioni. E qua possiamo vedere ancora come la vettura
ha il traction control che fa il suo lavoro, però già inizia a essere un po' scorbutica, ragazzi. Il problema che senza force feedback, ripeto, non si riesce bene a capire quando la vettura sta partendo oppure quando va tutto liscio in curva, perché il volante è leggero, invece il force feedback ti dà un colpo che ti fa sempre intuire se stai sbagliando qualcosa. Lo potete vedere qua, già la vettura è più spigliata, però guardate già come inizia a scivolare a destra e a sinistra. Però fino a questa posizione, raga, si può tranquillamente giocare, come potete vedere in questo frangente di giro. Comunque riesco ancora abbastanza a mantenere la vettura in pista senza problemi gravi. Adesso andiamo a impostare però il traction control. Guardate qua. Andiamo a levare completamente il traction control, ovvero a 1. Rimettiamo la spatura più potente per vedere un po' se la vettura che problemi inizia a avere. Allora qua, ragazzi, sicuramente iniziano ad esserci problemi di stabilità, perché vedete in accelerazione quanto è complicata da tenere la vettura. Vedete, non si riesce mai a intuire quando si sta andando troppo forte, troppo lenti. Guardate qua, niente, guardate in accelerazione che fa la vettura, ecco qua. Cosa vi ho detto? Purtroppo la mancanza di force feedback non ti permette di sentire la vettura che parte. È un handicap, perché? Perché quando uno ha traction control, ha la vettura che parte subito, in uscita di curva si accelera, la vettura ha subito grip. Invece più si alza il traction, più la vettura chiaramente viene bloccata elettronicamente e si perde prestazione. Faccio vedere anche un'altra cosa. Ecco qui, andate a opzioni, ragazzi, qua il volante non esiste, cioè se mettete volante non viene riconosciuto poi nella schermata, e dovete impostare il volante Ori Apex su assetto corsa competizione, come su altri giochi tipo Dirt Rally 2.0 o Project Car, in maniera come controller wireless. Qual è la differenza, ragazzi? Guardate qua quante voci in più ha l'impostazione volante, vedete? Invece su controller, ragazzi, vedete, avete molte meno voci su cui regolare il volante. Questo è l'handicap più grande. Certamente, ripeto, si può comunque tranquillamente impostare il volante per giocare benissimo. Io su assetto corsa sto facendo competizione, sto facendo il campionato, sto facendo delle gare online molto buone, quindi sto sempre arrivando tra i primi. Quindi, ragazzi, comunque si può giocare tranquillamente. Però se si vuole fare il salto di qualità estremo, chiaramente un volante con come l'Ori Apex non ti permette di fare questo salto prestazionale eccezionale. Guardate, infatti, ripeto, le regolazioni sono poche. Qua il volante si regola col cursore superiore su PS4N e chiaramente le regolazioni che potete avere su questo volante sono molto inferiori rispetto, come vedete, a un volante, vedete? Che ha tante regolazioni in più, tra cui vedete la voce force feedback, che è fondamentale, ripeto, per andare alla massima velocità su pista. Quindi, raga, spero che questa recensione sia stata di vostro gradimento, di avervi spiegato tutto al meglio. Passiamo ai saluti finali e speriamo che il video sia piaciuto a tutti quanti. Conclusioni finali. Cosa dire ancora di questo volante? Ci tenevo a fare questa nuova recensione perché la prima è stata fatta dopo poche ore di gioco, quindi chiaramente non avevo tutte le nozioni che ho adesso. Adesso, dopo 5 mesi di gioco full immersion e tante varietà di giochi provati, posso sicuramente dirvi che questo volante è eccezionale per il prezzo. Ha una cifra di 80-90 euro, non troverete di meglio, ha tutte le sue funzioni al massimo e quindi vi divertirete. Vi permette anche di andare a competere con volanti di fascia più alta. Perciò, raga, sono sicuramente molto convinto nel consigliarvelo se avete un budget appunto intorno ai 100 euro e io lo consiglio nettamente il miglior volante economico che c'è oggi sul mercato. Quindi la risposta è il miglior volante economico, sì, lo è. Quindi, raga, ve lo consiglio. Spero di essere stato esaustivo in questo video e di avervi potuto spiegare tutto quello che ho
immagazzinato in questi mesi di gioco con questo volante. Io lo ricomprerei assolutamente, anche se chiaramente adesso sto valutando nei prossimi mesi l'acquisto di un volante un po' più performante, ma più che altro per giocare online, perché altrimenti per realizzare video come sto facendo ora l'Ori Apex andava più che bene. Certamente lo terrò questo volante, lo userò anche in futuro, quindi non vi preoccupate amanti dell'Ori Apex, perché sicuramente avrete sempre contenuti su questo tipo di periferica sul mio canale. Però vi dico ragazzi che per quello che costa offre veramente tanto, e se avete un pad e vi state ponendo il problema mi posso divertire di più con un volante anche economico, sì ragazzi, c'è tutto un altro livello sotto. Io non ci credevo, ero titubante anch'io, scettico, non volevo prendere il volante, però vi posso dire che adesso col pad non ci giocherei mai. Con questo volante è sicuramente un altro livello. Poi se mi chiedete, con un budget di poco superiore del doppio della cifra dell'Ori Apex, cosa si trova? Chiaramente potete andare su un T150, che a me però non è entusiasmato, raga. A quel punto preferisco un Logitech G29. Quindi raga, vi saluto, continuate a seguirmi e a sostenere il canale, perché avrete sempre video migliori, sia di gameplay che di altre argomentazioni. Mi piace parlare di tante cose. Perciò raga, arriva anche la PlayStation 4 Cam e farò sia l'unboxing che tutta la recensione di questa cam, che secondo me a molti di voi interesserà. Vi ringrazio ragazzi, vi saluto e seguite ancora il canale di Supercorris84. Ciao!